Tocci. È così, l'Italia ha un ruolo del tutto marginale nella crisi ucraina e siamo tornati a essere il cagnolino degli americani, come dice Travaglio, e il lavoro diplomatico intenso che oggi ha, diciamo, un po' allentato le tensioni sul fronte ucraino, significa che abbiamo scongiurato un conflitto armato, una guerra? Ma guarda Lilli, credo che in realtà immaginare che la diplomazia, uno sforzo della diplomazia equivalga a una riduzione del rischio della guerra sarebbe tanto bello se fosse così, ma credo che in questo caso non è questa la dinamica. Lo vediamo, c'è stata chiaramente un'impennata della diplomazia. Noi diciamo come Italia ci siamo svegliati un pochino tardi, però nelle ultime settimane c'è da chiedersi non tanto chi è andato a Kiev e Mosca, ma chi non è andato a Kiev e Mosca. Quindi, cioè, chiaramente, come dire, dalla Francia alla Germania, ripeto, sarebbe veramente troppo lunga la lista, a partire ovviamente anche dalle telefonate tra Putin e il presidente Biden. Il vero tema quindi non è tanto la diplomazia, quanto che cosa sta succedendo poi sul piano militare. E stiamo vedendo che nonostante questa impennata della diplomazia, in realtà il rischio della guerra è sempre più alto. Abbiamo 130.000 truppe schierate sul confine dell'Ucraina, è difficile immaginare francamente che Putin a un certo punto dica no, signori, stavo scherzando, no? E quindi non succede assolutamente Ma e niente. l'Italia non Sul può fronte. giocare con abbastanza credibilità un ruolo di mediatore, come pensa Travaglio, perché siamo troppo filoamericani? Per la verità, l'Italia sì, è vero che con la parentesi sovranista abbiamo visto una Lega molto filorussa, abbiamo visto prima l'Italia e gli italiani, e quindi, ma, insomma, diciamo che non siamo mai stati tanto fuori dall'orbita transatlantica, no? Ma guarda, te la metto così. La Francia di Macron tutto si può dire tranne che essere schiacciata sugli Stati Uniti. Macron ha aspettato 45 minuti prima di scendere dall'aereo quando è arrivata a Mosca e ha aspettato 1 ora e mezza prima di essere ricevuto da Putin, per essere poi smentito pubblicamente il giorno dopo. Cioè, purtroppo sarebbe bello immaginare che basta essere più neutrali e si viene presi sul serio da Mosca. Non è questa la dinamica che funziona a Mosca. Sicuramente non è questa la dinamica di Putin. Ma perché sostiene che la guerra è in realtà molto probabile ancora, nonostante, diciamo, dei passi avanti che sono stati fatti sul fronte diplomatico oggi soprattutto? Ma allora, innanzitutto dipende che cosa intendiamo per guerra. Quindi non credo che sia, mi auguro che non ci sia, ma non credo che sia probabile una marcia su Kiev, per intenderci. Potrebbe succedere, ma non credo che sia ad oggi la soluzione, come dire, la situazione più probabile. Detto questo, innanzitutto una guerra già c'è, perché c'è una guerra dal 2014, una guerra cibernetica c'è quotidianamente ed è difficile, ripeto, immaginare che con uno schieramento di truppe tali, cioè stiamo parlando del 60% delle forze armate russe terrestri, del 50% delle forze aeree, cioè è difficile immaginare che a un certo punto Putin semplicemente ritiri tutto. E quindi dal momento in cui non ci sarà il tipo di risposta che Putin chiede, perché la NATO da questo punto di vista è stata molto chiara e peraltro è stata unanime, perché la cosa abbastanza sorprendente di tutta questa crisi è che anche paesi, non so, come la Turchia, sono ritornati in qualche modo nell'alveo, diciamo, della NATO. Quindi in realtà Putin ha avuto l'effetto incredibile di unire l'Occidente, unire gli europei e unirli con gli Stati Uniti in un momento appunto dopo la crisi afghana, dopo l'accordo con l'Australia sui sottomarini australiani, insomma che chiaramente c'era stato un laceramento delle relazioni transatlantiche. Quindi da un lato abbiamo un Occidente molto coeso da questo punto di vista ed è molto fermo nel dire no alla richiesta fondamentale, diciamo, di Putin. Su molte altre cose si può e si negozierà. A partire dal controllo degli armamenti, la riduzione dei Certo. rischi, ma sulla, come dire, richiesta principale la NATO dirà di no e non può che dire di no perché non sta alla NATO dire di sì, e questo è il punto di fondo che a Mosca non si comprende. Allora, naturalmente.